Meteo ore successive. Temporali e piogge già in corso, ma il momento clou deve ancora arrivare. I dettagli: tempo di peggioramento rapido nelle prossime ore successive, il tempo sarà destinato a subire un altro peggioramento. Alcune piogge per dire che la verità sono già in atto, ma il momento clou deve ancora arrivare. Come mostra la mappa sinottica di seguito, un vortice ciclonico sta salendo dal Nord Africa, che ringiovaniva la Sicilia in queste ore e intende spostare il suo motore da 998 ettopascal nelle regioni del centro di sera. Situazione in modo nitido una mattina in nome del maltempo nella maggior parte delle regioni meridionali, con piogge a volte persino forti e temporali che influenzeranno l'area più occidentale della Sicilia, nella Campania, nel nord di Basilicata con una maggiore importanza della Puglia. Più asciutto invece nelle regioni centro e del nord, dove puoi anche goderti un generoso sguardo sole. Tuttavia, ci vorranno solo ore poiché dal pomeriggio ci aspettiamo l'arrivo maltempo anche nelle regioni del centro, specialmente su Lazio, Abruzzo, Molise e la sera anche sul resto centro e fino all'Emilia-Romagna. In questa seconda mappa che proponiamo di seguito, le precipitazioni sono rappresentate proprio per il giorno di lunedì 15 maggio. Gli occhi rivolti soprattutto a sud, ma in particolare nel settore più occidentale in Sicilia, dove sono anche l'equivalente di 70 mm per il metro quadrato previsto per essere cumulato accanto a 70 mm. Resti in programma per lunedì 15 maggio in aggiunta alle prossime 2448 ore, poiché il vortice ciclonico si starerà nelle regioni del centro almeno fino a tutti martedì 16 e solo da mercoledì 1-7 inizierà timidamente a spostare il suo centro di gravità verso est. Pertanto, due brutti giorni ci aspettano ancora sul fronte meteorologico, con forti piogge, temporali e con molte regioni a rischio di inconvenienti per il maltempo. Pertanto ti invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.